Benvenuti a tutti miei cari viaggianti, eccoci qua a un altro video dalla Nuova Zelanda. Oggi vi porto un video su come noleggiare una campervan o una macchina o qualche preferite qua in Nuova Zelanda. Sarà un video abbastanza corto, spero, non voglio fare una 24 ore come quella dell'itinerario della Nuova Zelanda. È un video abbastanza correlato perché qui vi spiego come potete noleggiare una campervan perfetta per viaggiare in Nuova Zelanda e vi do anche alcuni punti sul perché è meglio una campervan di una macchina. Iniziamo subito quindi. Terrò gli appunti qua alla mano per elencarvi quelli che sono i punti nevralgici, i punti favorevoli e contrari alla campervan rispetto alla macchina. Innanzitutto iniziamo con come noleggiare una campervan qua in Nuova Zelanda. Ci sono diverse compagnie, sono forse innumerevoli compagnie che noleggiano campervan. La più famosa sicuramente l'avete sentita tutti, è la Juicy, quella che è verde e viola. Prezzi abbastanza favorevoli, diversi tipi di campervan, e prenotate con anticipo perché essendo la più famosa è anche quella che finisce presto. Punti in tutti gli aeroporti e in tutte le varie città, e quindi è forse la migliore. Poi abbiamo la Wicked Camperman, che se siete già stati in Nuova Zelanda è quella che ha tutte le cose diciamo pitturate, sembra quasi a bomboletta, tutti i vari disegni strani e scritte strane. Anche quella è una compagnia abbastanza buona. Il problema è che per noleggiarla dovete dargli un certo tipo, una certa durata di tempo, non potete noleggiarla per poco tempo se non sbaglio. Poi ci sono tantissime altre compagnie di auto, offrono anche campervan, c'è la, mi sembra, Rocket Campervan. Poi se volete qualcosa di più grande, proprio come un camper, invece che la classica van, il classico furgoncino, se volete proprio un camper enorme, ci sono poi le varie compagnie che fanno quello, costano anche molto di più. Quindi super consigliato la Juicy, se volete qualcosa di pratico, utile e semplice anche, con assicurazione. Con l'assicurazione mi raccomando, sceglietela sempre, so che Juicy vi offre diversi tipi di assicurazioni, le altre penso offrono lo stesso. Comunque questo non è un video promozionale per Juicy, non mi sta pagando, ve lo dico in anticipo. Fatela, perché secondo punto di questo video, appunto, le strade in Nuova Zelanda. Le autostrade in Nuova Zelanda dovete sapere che sono diverse dalle autostrade che conoscete nella vostra vita. Perché? Innanzitutto perché si guida dalla parte opposta, ma quello si fa anche in Giappone, si fa anche in Inghilterra. A quello dovete abituarvi. Così è, così si fa. Sono diverse però perché la maggior parte, se non quasi tutte, tralasciando le città, hanno una sola corsia, una per andare e una per tornare. Ci sono corsie di sorpasso ogni tanto, però per il resto è una sola corsia e sono quasi tutte curve, non è un'autostrada boom come la Milano-Torino, che è tutta dritta e vai dritto, sempre dritto e non ti puoi sbagliare. Qua è tutta curve, i sorpassi sono diversi, se avete camion davanti andate lenti, se avete macchine veloci andate più veloci. Alcune parti sono sempre in ricostruzione, quindi dovete andare piano. Mi raccomando, rispettate i limiti, perché qua se vi beccano sono cazzi, e fidatevi che vi beccano, perché a me mi hanno beccato un paio di volte già. Comunque, adesso seguo sempre i limiti. Altro punto, terzo punto del noleggio in Nuova Zelanda, una patente. Allora, con la patente italiana, se tradotta, potete guidare un anno, se non sbaglio, se non è cambiata la legge. Quindi, vostra patente italiana, traduzione ufficiale, un anno di guida, quindi a meno che non state più di un anno in vacanza, a meno che non avete tutto quel tempo, vi basta la vostra patente italiana tradotta o patente internazionale, che potete fare in motorizzazione prima di partire, come preferite. Se state più di un anno o se vi interessa, semplicemente se vi interessa, potete ottenere la patente neozelandese molto semplicemente andando alla AA, alla AA, quella gialla e nera, con la vostra patente europea italiana, pagate, compilate i moduli e dovete portare, se non sbaglio, foto, cose del genere. Nello stesso giorno vi fanno tutta l'autorizzazione e poi vi arriverà la patente neozelandese per posta, se non sbaglio, o ve la danno lo stesso giorno, sinceramente non mi ricordo, però vabbè, non è il vostro caso, perché se siete turisti in Nuova Zelanda che ve ne fate della patente neozelandese? Vi spiego adesso, per concludere abbastanza in fretta questo video, perché è semplicemente piccole informazioni, cioè poi per noleggiare la macchina, voglio dire, andate su internet, è molto più semplice andare così e informarvi voi e scegliere la compagnia che preferite. Per finire questo video comunque vi porto i punti del perché la campervan è meglio dell'auto. Allora, primo punto fondamentale, prendo una penna per poi cancellarli. Se noleggiate una campervan, e questo è anche il punto fondamentale, cercate di prenderla self-contained. Cosa vuol dire? È semplicemente un adesivo
che la camper van ha appiccicato è blu, significa che nella stessa van avete la possibilità di scaricare i vostri rifiuti interni, pipì e popò, e non avete bisogno di un bagno. Perché è fondamentale il self-contain? Perché la Nuova Zelanda è fatta per il viaggio in campervan o in viaggio in campeggio, diciamo, è piena zeppa di campeggi, ma piena zeppa soprattutto di campeggi gratis, che a volte sono semplicemente dei mini parchi, a volte sono dei parcheggi, a volte sono dei posti immensi, ma è piena di questi campeggi gratis dove però si può stare solamente con un self-contain. Se non ce l'avete, non provateci neanche, perché vi beccano e vi danno $200 di multa per aver dormito in macchina. Quindi, punto fondamentale, self-contain, se riuscite prendetelo, perché così potete dormire per tutta la Nuova Zelanda gratis. Ovviamente non avrete una doccia, ma potete fermarvi a fare una doccia per $2 o $1 in giro nelle varie città, e dormirete in campeggi gratis tutto il tempo. Magari pagherete di più per il self-contain, però non avrete, diciamo, il problema di trovare un campeggio, pagarlo e tutto. Quello è un mio consiglio personale, poi fate come preferite. Tornando al discorso del dormire in macchina, infatti in Nuova Zelanda è proibito dormire in macchina. Potete prendervi un pisolino se siete stanchi, ma non potete dormire tutta la notte in macchina. Se vi beccano sono $200 di multa, e state sicuri che vi beccano, non provate a nascondervi troppo, perché a meno che non siete in mezzo al nulla, vi beccano. Applicazione fondamentale per trovare campeggi gratis e non è Wikicamp, che è a pagamento ma è molto meglio, oppure CamperMate, che è gratis ma ha meno spot e c'è meno gente, diciamo, nella rete che vi aiuta. Ci sono anche forse altre applicazioni, queste sono le due che conosco. Io uso personalmente sempre Wikicamp perché la trovo la migliore. Punto correlato a questo, perché è una van, perché potete dormirci dentro. Se noleggiate una macchina, dovete dormire in macchina o in tenda, è molto più scomodo perché dovete uscire, montare la tenda, dormire, svegliarti, smontare la tenda, rimettere le macchine. Siete in una campervan, il letto è già fatto, dormite dentro, finito. Se piove non avete neanche problemi. Perché poi la campervan è migliore? Perché potete cucinarvi. Infatti, col noleggio della campervan, del van, che sia un camper enorme, che sia un furgoncino, vi danno tutto il necessario per cucinare. Vi danno il piccolo frigorifero, in teoria, vi danno tutti gli utensili, vi danno il tagliere per tagliare, vi danno il fornelletto, vi danno tutto. Quindi per cucinarvi in giro per Nuova Zelanda la van è molto meglio, la macchina è un po' più scomoda, fidatevi, perché noi abbiamo viaggiato in macchina ed era un problema. Avete molto più spazio nella van, ma quello è abbastanza logico, la macchina è piccolina, la van è più grande, quindi avete molto più spazio, avete molto spazio per rilassarvi. Se vi fermate in uno spot bellissimo, arrivate, puff, parcheggio, apro la van, ammiro il paesaggio con la macchina, potete farlo? Sì, potete farlo, però non è così comodo, non è così comodo. L'esperienza da globetrotter, poi, l'esperienza da viaggiatore, è molto meglio con la van. Non lo so, ti dà quel pizzico di sale in più che la macchina non ti dà, ti dà quel qualcosa in più davvero, che se siete viaggiatori così, backpackers, non lo so, vi dà quel qualcosa in più. Come ho già detto, Nuova Zelanda è fatta per il viaggio in van, è fatta per il viaggio on the road, anche se fosse in macchina, da campeggio, e diciamo è creata, è stata studiata secondo me per quello. Quindi altamente consigliato noleggiare una van, solamente consigliato noleggiare una macchina e fare campeggio. Ovviamente dovete essere delle persone adatte per questo, perché ci sono persone a cui non piace, quindi poi vanno nei loro hotel. Ultimo consiglio su questo video: se avete in mente di stare in Nuova Zelanda per un buon periodo di tempo, o se avete un budget abbastanza alto, potete addirittura comprare una campervan. E perché vi dico comprare? Perché van sono è pieno zeppo qua in Nuova Zelanda. Comprarla è molto semplice, ci sono un sacco di gruppi su Facebook dove la comunità è super attiva per comprare van, e soprattutto c'è il sito TradeMe, che è anche il fulcro di tutta la Nuova Zelanda per vendita e compravendita. Potete comprare una campervan, vi salirà un po' più caro sicuramente, ma se state qui per un sacco di tempo, per più di un mese, che è quello che era il mio itinerario, se state qui per un bel po' di mesi, forse anche un anno, vi consiglio di comprarla la van. Penso che i prezzi si aggirano intorno ai $6,000-$10,000 forse, per un self-contain addirittura, e la comprate. Il passaggio di proprietà qua in Nuova Zelanda costa davvero $9, si fa in posta, cioè tu vai in posta, tu compri la van, vai in posta e dici: sono il nuovo proprietario, firmi, finita, tu sei il nuovo proprietario. Così è facilissimo. Ci sono due cose da sapere principalmente, ma forse farò un video a parte, che sono Rego e WOF, che sono praticamente il bollo e la revisione. Vabbè,
Quindi comprare una macchina o una van in Nuova Zelanda è facilissimo, quindi questo è il mio ultimo consiglio del video. Compratela se siete qui per un sacco di tempo, personalizzatevela e ci fate quello che volete. Poi alla fine comprate quella che preferite. Questa forse è la vera Nuova Zelanda. Come viaggiare a Nuova Zelanda secondo me è questo. Ecco, questo video lo dovrei chiamare Come viaggiare la Nuova Zelanda. Spero che il video vi sia piaciuto e vi possa essere utile per il vostro ipotetico viaggio in Nuova Zelanda. Mi raccomando, seguite e guardate il video del mio itinerario, che vi può aiutare a pianificare il vostro viaggio perfetto in questo paese bellissimo. Mi raccomando, iscrivetevi, mettete un mi piace se volete, ma commentate, qual è la cosa fondamentale, commentate, perché voglio i vostri commenti. E noi ci vediamo al prossimo video, sempre dalla Nuova Zelanda, sempre informativo.